42. Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata del Roby Toys, una puntata un po' speciale, anche se vedete un sacco di giocattoli qui davanti a me, non è dedicata a un giocattolo in sé, ma a un giocattolo enorme, un giocattolo live, ovvero la Star Wars Celebration. Che cos'è la Star Wars Celebration? Lo dice il nome stesso, non è altro che la celebrazione della saga di Star Wars. È una convention, una fiera, un po' come può essere il Comic Con di San Diego, un po' come può essere il nostro Lucca Comics, Cartoomix, Romix, eccetera, eccetera. Prima dell'acquisizione Disney, queste celebration venivano organizzate o a cavallo di qualche anniversario di uscita di uno dei film della saga, oppure casualmente, se vogliamo, non aveva una cadenza annuale. Mentre da quando la Disney ha acquisito appunto Lucasfilm e tutta la bella compagnia di George Lucas, hanno deciso di realizzarne una negli Stati Uniti e una in Europa. Una negli Stati Uniti e una in Europa. E infatti, 2016 a Londra, 2015 ad Anaheim, 2014 ad Essen e prima del 2014 saltammo il 2013 e ci fu nel 2012 a Orlando, che era un po' l'ultima della vecchia gestione. Che cosa potete trovare a una Star Wars Celebration? Come ho detto, appunto, è una convention, quindi trovate negozi, trovate esposizioni di costumi, gare di cosplay, gli attori in carne ed ossa che possono fare sia foto che autografi, potete trovare videogiochi, le esperienze, anteprime, esclusive, insomma è una fiera vera e propria, né più né meno. Tra l'altro negli ultimi due anni, anche quest'anno, c'è una zona live che viene ripresa in continuazione e messa direttamente in streaming sul canale ufficiale di YouTube. L'anno scorso è stato il primo anno, quest'anno è il secondo e funziona bene o male uguale, in modo che ce la possiamo gustare tranquillamente senza bisogno di fare dei viaggi intercontinentali e di spendere dei gran soldi. Quest'anno però qualche cambiamento c'è stato, nel senso che alcune cose sono state esclusive per i presenti, anche secondo me giustamente, quindi in streaming non sono state mostrate, ma va bene. Se volete vedervi tutto bisogna che vi comprate il biglietto. I biglietti, allora, come fare per acquistare biglietti? Il mio consiglio è: decidete subito cosa fare, per esempio, quest'altro anno. I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale, che dovrebbe essere starwarscelebration.com. Fatelo subito perché poi esauriscono, quindi decidete nel giro di un mese e mezzo, secondo me non dovrebbero esserci problemi, acquistate il vostro biglietto cumulativo, vi risparmiate qualche soldo che se per caso poi arrivate all'ultimo e dice quasi quasi ci vado, vi tocca spendere parecchi soldi in più per prendervi i biglietti cumulativi giorno per giorno, sempre che ne siano rimasti, ok? Per esempio quest'anno il sabato è andato esaurito circa due mesi fa. Allora, cosa interessante, è da collezionisti, ogni giorno ha un pass particolare, il cumulativo è un pass solo, i giorni singoli hanno un pass diverso l'uno dall'altro, poi ci sono gli espositori, media, all access, eccetera eccetera. Solitamente la domenica sera, quando lo shop sta per chiudere, vengono venduti tutti i biglietti singoli, in modo che vi potete fare la vostra bacheca carinissima, costa sui $90, almeno un paio d'anni fa, l'anno scorso da Nike costava sui $90, vabbè, ma questa è una cosa in più, giusto per complementare il discorso biglietti, scusate. Di questi biglietti ce n'è uno super mega figo, che è il Jedi Master, il biglietto VIP, costa circa il doppio del biglietto cumulativo, né più né meno, forse qualcosina anche di più, però avete un sacco di agevolazioni in più, si parla di la possibilità di entrare un giorno prima, accedere allo shop anticipatamente, non fate le file che fanno tutti gli altri comuni mortali, quindi accorciate i tempi, avete insomma un sacco di possibilità in più, potete secondo me anche acquistare le cose esclusive prima degli altri, quindi costa di più, ma dopo che vi fate 3-4 celebration un pensiero serio glielo fate, ok? Parliamo delle file. Le file sono un po' la spada di Damocle di queste convention. Perché la spada di Damocle? Perché non è sicuro che voi, cioè non è che ci sono, vado alla conferenza, vado a vedere quel panel. No, non funziona così. Vado alla conferenza, mi devo mettere in fila il giorno prima per vedervi il panel con Luke Skywalker. Ecco, così funziona. Tutte le fiere importanti a livello internazionale sono veramente delle file continue per qualsiasi cosa. Quindi armatevi di pazienza, di coraggio, prendetevi un cuscinetto, perché se volete vedervi il super mega panel del sabato, quello con tutti gli attori, quello mega figo, dove si vedono trailer esclusivi, dove cazzano delle news, magari vi danno le bombe, gli scoop, immagini inedite, preparatevi a fare minimo 15 ore di fila per aggiudicarvi il braccialetto, per poi fare una seconda fila per aggiudicarvi i posti migliori. Quando avete già il braccialetto siete sicuri che dentro il main stage ci potete entrare, dove però dovete mettervi in fila. Ecco.
Quest'anno c'erano anche le file per acquistare alcuni gadget, ci sono sempre state, però sono file naturali, nel senso vado a comprare il gadget, davanti a me ci sono 100 persone e devo aspettare le 100 persone. Ecco, quest'anno per alcuni gadget particolari, tipo questo che vedete qui sotto di me, cioè Kylo Ren in versione Black Series, Special Edition, Comic Con e Celebration, se non ricordo male, dovevate andare a prendere un voucher in una sala ben precisa, con questo voucher tornare al negozio che vendeva questa action figure, consegnare il voucher e vi veniva venduta l'action figure. Ecco, perché fate tutta questa fatica, ma non è che ve le danno gratis. Ecco, questo insomma era per chiarire. Cosa curiosa è che questa fila partiva alle 6 della mattina per il voucher, quindi alle 7 il più delle volte era finita. Ok, questa è un po' la nota dolente di queste mega convention. E qui entriamo nel discorso esclusività, gadget, action figure, Hot Wheels, Lego, bla 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 bla. Il mio consiglio è: fatevi un giro appena arrivate, se volete acquistarvi tutte queste mega figate esclusive, arrivate subito il primo giorno, vi fate un bel giro, controllate tutto, guardate quello che volete prendere. Magari se siete ancora più intelligenti, fatevi un giro online prima di partire. Solitamente ci sono dei siti, non so neanche se il sito ufficiale, comunque qualcuno c'è che seleziona tutti i gadget esclusivi, ve li potete vedere, potete già decidere dove andare e come farvi la fila, no? Perché così risparmiate tempo e sapete già quello che volete. Se andate il primo giorno, secondo me vi fate tutte le file, magari il primo e il secondo giorno riuscite ad accaparrarvi tutto quello che volete. Perché? Perché comunque loro ne hanno un numero limitato e ne vendono tot al giorno, tipo solitamente i Lego purtroppo vengono venduti i set esclusivi esclusivamente negli Stati Uniti, in Europa non ci sono mai per adesso, per la mia esperienza, ne vengono venduti 2000, ne fanno tipo o 1000 o 2000, 1000 scusate, o qualcosa di simile, ne vengono venduti 250 al giorno. Finiti quei 250 vi dicono tornate domani. Ecco, questo è. Quindi per esempio Hot Wheels, Hasbro, Lego, solo per quello che riguarda gli Stati Uniti, Funko Pop, eccetera eccetera eccetera, un po' tutti, quasi tutti, stampe particolari, le jumbo figure, insomma per ogni convention, per ogni celebration ci sono le action figure limitate, ed è la cosa più divertente, perché così magari ve le tenete voi, io ho quella roba esclusiva, oppure la volete vendere a un prezzo dopo, maledetti bastardi, c'è chi lo fa. E vi faccio un esempio: queste action figure, il suo costo è sui 33, le 33 sterline, probabilmente online adesso si trovano sui 150-200 euro. Non mi stupirei assolutamente di questa cosa. Da quello che ho capito, saranno in vendita anche al San Diego Comic Con. Detto questo vi saluto, grazie mille sempre per l'attenzione, mi raccomando seguite Lega Nerd, mettete sempre like il più possibile, condividete, Roby Rani, Lega Nerd, siamo sempre qui, passione per la passione, noi ci proviamo, voi ci date una mano, grazie mille, ci vediamo alla prossima.